Ad Amici la tensione fra i ragazzi è alle stelle. Parole pesantissime tra i due cantanti Mida e Lil Jolie. La tensione è alle stelle fra i ragazzi di Amici 23 che si accingono ad esibirsi nella quarta puntata del serale che andrà in onda sabato 13 aprile. Dopo le prime 5 eliminazioni, per lo più ballerini, i cantanti iniziano a temere e così volano parole pesantissime fra i protagonisti, soprattutto quando devono commentare le assegnazioni, i guanti di sfida dei prof o le esibizioni delle scorse puntate. Fra i ragazzi di Amici, infatti, non regna solo la pace e l'amicizia e anzi in questa ultima fase in cui sono divisi in squadre, diventa normale che salga anche la competizione e ognuno sia più propenso a svelare cosa pensa dell'altro. In uno dei daytime di Amici, ai ragazzi è stato dato un compito ovvero quello di scrivere su un biglietto, in anonimo, qualcosa ad un altro collega in gara. L'attività si chiamava Message in Battle. Chiaro che ciò che ne sia venuto fuori è stato davvero eclatante. Parole pesantissime fra i due cantanti di Amici, Mida e Lil Jolie. Mida pensava di non ricevere nemmeno un messaggio positivo da parte dei suoi colleghi, compagni di avventura e infatti quello che ha pescato riportava queste parole. A volte risulti arrogante e presuntuoso e dai molto fastidio. Forse lo fai perché sei stato insicuro in passato, ma dovresti imparare a stare un po' più down. Il cantante, infastidito, ha subito ipotizzato che la mittente del biglietto fosse Lil Jolie e infatti lei ha subito confermato. Secondo lei, infatti, il ragazzo è effettivamente presuntuoso e crede di non aver detto nulla di particolare soprattutto perché in casetta lo pensano tutti. Anche Martina infatti le ha dato ragione ed ha detto: io sono un po' d'accordo. Ogni tanto ha dei toni un po' arroganti. Nessuno ha quindi preso le difese di Mida in merito alle parole di Lil Jolie. Non è passata neppure inosservata la faccia che ha fatto la cantante Sara Toscano, che semplicemente con il suo viso ha sembrato appoggiare quanto affermato da Lil Jolie. Intanto Mida, commentando insieme a Maria De Filippi il biglietto in questione, ha detto che solitamente questa è la prima impressione che dà, ma poi quando le persone lo conoscono si ricredono e cambiano idea. Insomma, le opinioni dei ragazzi su Mida non sembrano essere delle migliori. Chi ha seguito il programma dall'inizio sa anche che non scorre buon sangue fra lui e Holden, e anzi si sono più volte battibeccati. Probabilmente i suoi compagni non lo vedono di buon occhio anche per come ha trattato la ballerina Gaia, sua ex fidanzata, lasciata perché vuole dedicarsi solo al canto e alla musica. Infatti tutti i ragazzi invitano Gaia a stare lontana da lui perché è stato incommentabile.